Siamo al 9 dicembre 2021. Barone Vassallo, buonasera a tutti. Allora, non possiamo in questo momento storico prescindere dal commentare la cosa che più di tutte sta innervosendo le persone. Qual è la cosa che più di tutte in questo momento sta facendo innervosire le persone? È questo elemento super che hanno introdotto sia per determinati posti di lavoro con l'obbligatorietà, sia per l'utilizzo, la fruizione di alcuni servizi. Abbiamo visto come ricorsi fatti da avvocati, ricorsi fatti da cittadini, abbiano comunque portato a sottolineare che tutto questo non è costituzionalmente accettabile né per la Costituzione del nostro Paese né per i regolamenti dell'Unione Europea. Ma fino ad oggi pochissimi hanno preso in mano i regolamenti dell'Unione Europea e li hanno letti. Io ho un estratto del regolamento numero 36 della Comunità dell'Unione Europea. Allora, andiamo a leggerlo. Regolamento Unione Europea 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio, data 14 giugno 2021. Su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di benedizione, e sapete per benedizione cosa intendo, di test e di guarigione in relazione al sacro raffreddore, certificato del sacro raffreddore digitale, per agevolare la libera circolazione delle persone durante il periodo di sacro raffreddore. Non me la rischio a dire il nome, perché sappiamo tutti che YouTube, anche se tu riporti un regolamento reale certificato, possono arrabbiarsi. Allora noi, per non andare contro alle loro sacre norme della comunità, eviteremo di dire quei termini, ma chi segue questo canale sa benissimo cosa intendo. Estratto del regolamento 953/2021. Numero 36. È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono benedette, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il sacro rimedio è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere benedetti. Questo dice il regolamento europeo. Attenzione! Pertanto, il possesso di un certificato di benedizione o di un certificato di benedizione che attesti l'uso di uno specifico benedetto non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri trasfrontalieri, quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere benedetti. Ve lo sottolineo, ve l'ho sottolineato. A questo punto, il Parlamento Europeo, su un quadro per il rilascio e la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di benedizione, di test o di guarigione dal sacro raffreddore, per agevolare la libera circolazione durante il sacro raffreddore, è stato rettificato in questo modo. Attenzione! È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non siano benedette, per esempio per motivi medici, ma si aggiunge all'altro punto 36.2. È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono benedette
e oppure hanno scelto di non essere benedette. Eccolo qua. Questo è il punto che è stato, come potete vedere qui sopra, che è stato rettificato, ovvero il primo testo che vi ho letto era quello originario. Al punto 36.2 leggasi, eccolo qua, ve lo faccio vedere, leggasi, questo è il regolamento dell'Unione Europea, regolamento 953/2021, che non abbiano ancora avuto l'opportunità di essere benedette o hanno scelto di non essere benedette. Sapete cosa vuol dire questo? Questa è Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Come hanno dichiarato moltissimi avvocati anche in questi giorni, tutto quello che sta succedendo, oltre ad andare contro alle norme della nostra Costituzione, va contro i regolamenti europei. Quindi tutto questo vuol dire che in caso di ricorso, il ricorso se dovesse venire respinto in Italia, si può fare ricorso alla Corte Europea. Questo, come hanno detto mille volte l'avvocato Fusillo e gli altri e tutti gli altri avvocati. Ora voi mi chiederete, ma se questo regolamento c'è, se la Costituzione c'è, perché non viene rispettata? Purtroppo lo sappiamo tutti, stiamo vivendo un periodo strano, un periodo abnorme, un periodo assurdo. Una spiegazione qual è? La spiegazione è purtroppo quella massa di persone che sono state spaventate, che non utilizzano le loro capacità psicologiche per cercare di capire, di andarsi a informare nelle fonti ufficiali, non hanno la capacità di andare a leggere i rapporti AIFA e via discorrendo. E tutto questo ci ha portato in questa condizione di illegalità. Questa è una condizione di illegalità perché non vengono rispettate le leggi base della nostra nazione e della comunità europea. E tutto questo è scritto nero su bianco, nessuno sta inventando nulla. Prendete internet, andate a cercare la norma 953/2021 e la leggete voi stessi, né più né meno. Bene, che altro dire, che altro dire ragazzi, che altro dire, che cosa dire? Teniamo duro, teniamo duro, non facciamo crollare i nervi, perché sento tantissime persone qui stanno crollando i nervi. Non dobbiamo cedere, nervi saldi. Mi raccomando. Ciao a tutti e ci vediamo domani.